Ciao a te ragazzo fragoloso e bananoso, ragazza fragolosa e bananosa, benvenuta nella mia umile cucina. I rumori di sottofondo perché vicini in quarantena giustamente devono passare la loro giornata. Rumori di sottofondo perché la mia piccola Bella si sta litigando con le crocchette, perché ormai in quarantena sta facendo pure lei. Vabbè, siamo quasi a Pasqua e io il sabato santo, sì, come di usanza qui a Napoli, in zona casertana, in Campania, si fanno casatielli, si fanno pastiere, si fanno tante di quelle cose buone, ma io vivendo da solo e io volendo che oggi mi sono svegliato con la voglia della frutta, ho detto sai che c'è di nuovo, mi faccio una bella torta alla frutta, ho già preparato qui nel mio tavolo che ho messo al muro. Se hai seguito le mie storie, mi sono dedicato a mettere un tavolo al muro sotto la finestra. C'ho la finestra con le tende, la finestra scicchettosa con le tende, e ti mostro come io faccio, molto molto semplice, con pochi ingredienti. Non una torta alle mele, ma un pan di Spagna alle mele. Questo pan di Spagna alle mele è buona norma anche farlo con qualsiasi tipo di frutta che tu preferisci. Io ti do dei consigli. Lo puoi fare con le pere, lo puoi fare con... io ho provato sia mele e pere messe insieme, totalmente pere. Lo puoi fare con l'ananas a pezzetti, quello fresco, oppure lo puoi fare con l'ananas quello sciroppato, lo puoi fare con i pezzetti di pesche fresche, oppure con i pezzetti fresche di pesche sciroppate. Lo puoi fare come più ti piace, ma basta che non sia un tipo di frutta che nel momento in cui va cotta diventi proprio una marmellata, perché comunque non risulta un buon pan di Spagna alla frutta, che se sei più capace di me puoi anche farcirlo con la crema che più ti piace, anche con una chantilly oppure una panna montata. Ti piace questo mio piccolo, come si dice qui, un mandosin, il mio grembiulino o la parannanza? Questo è il grembiulino di tanto tempo fa della mia mamma, che mi sono riportato da anni e anni e anni, e questo sarà il grembiulino delle ricette di cucina special mamma. Allora andiamo con gli ingredienti. Oltre che io ti metto la ricetta giù nella info box, ti mostro gli ingredienti che già mi sono preparato. Allora, io non utilizzo per il pan di Spagna il lievito in polvere per dolci, ma per dare una spinta in più utilizzo un metodo, quello del bicarbonato e aceto. Metto un cucchiaino di bicarbonato nella farina, un cucchiaino, cioè cucchiaino zucchero da caffè, non quello per le torte da caffè perché è più piccolo, e ci metto un cucchiaio, non un cucchiaio intero, un cucchiaio quasi di aceto. Allora, quello che ci serve sono, allora, 4 uova che vado a separare in due pentoline perché non ho le ciotoline adatte e mi va bene così. Poi abbiamo 100 grammi di zucchero. Abbiamo una tazzina di olio, io ho preferito olio di semi di girasole perché è molto più leggero, perché l'olio di l'olio d'oliva potrebbe risultare molto pungente, così non andiamo a mettere né margarina né burro. Poi 120 grammi di farina, alla farina ho aggiunto una busta di vanillina e ho aggiunto anche il bicarbonato e ho passato tutto con il setaccino, evitando che ci siano grumi, perché così la farina prende aria e meglio per questa sorta di lievitazione, perché
Bicarbonato con l'aceto ti fa le bollicine, ti fa la schiuma e ti dà una sorta di lievitazione. Poi ho messo a macerare tre mele con il succo di due arance. Nelle mele tagliate con la mandolina, le mele le puoi tagliare come più ti piace, le puoi tagliare anche più doppie, anche più a cubotti, come preferisci. L'ho tagliato con una grattugia che c'ha un lato a mandolina e l'ho fatta molto, 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 molto fini. L'ho fatta molto fini, così quando si vanno a cuocere diventa come se fosse una purea. Ci ho aggiunto anche all'interno un pizzico di cannella e un pizzico di zenzero, qua va a piacere. Poi c'è del sale quanto basta e quant'altro, e l'aceto. Detto tutto, andiamo con la preparation. Io ho già messo a preriscaldare il forno. Io lo metto a 180 gradi, i tempi di cottura sono dai 30-40 minuti, perché in base anche alla tipologia dei forni, dai 30-40 minuti ci sta più che bene. E bisogna anche vedere con la prova a secchino o la prova con quella del coltello, perché se si vede asciutta, venga la puoi anche togliere. Però comunque se la vedi asciutta, però comunque risulta ancora un po' umidiccia, la puoi rimanere ed è cotta, perché è cotta, perché si vede che la superficie è ben cotta. La puoi rimanere anche nel forno con lo sportello un po' aperto. E fa finire che si cuocia con il raffreddamento del forno, così si asciugano anche un po' le mele, perché molte volte le mele danno questa sensazione che la torta sia ancora umidiccia e non cotta, ma è cotta, non fatevi fregare, non farti fregare. Allora, se la provi e ti fa piacere di farmi questo regalino, io sto separando i rossi dai bianchi. Farmi questo regalino, puoi anche benissimamente farmi una foto e mandarmela su Insta, oppure mi tagli su Insta, su Clodi, lista di Clodi, lista di Clodi, e io te reposto, mi fa più che piacere. Se la provi mi fai sapere se ti è piaciuta. Questa torta è semplice ed è rapida, non ha latte, non ha giustamente lievito, perché per qualcuno potrebbe dar fastidio il lievito. Puoi sostituire la farina, questa qua 00 che ho utilizzato, la puoi sostituire con la farina di riso, perché va più che bene, già ho provato. La puoi sostituire con la farina di riso e seguire tutto lo stesso procedimento. Puoi sostituire lo zucchero bianco con lo zucchero di canna, o miscelare bianco e canna, basta che sia zucchero, va più che bene. Poi io ho già infarinato una teglia, va più che bene una teglia di questo diametro. Questa è la teglia della nonna in alluminio e va più che bene, e si incomincia in questo modo, nel senso che non ho imburrato, ho messo il burro e la farina, ho messo l'olio nella teglia, ben sparso l'olio nella teglia, la farina, e così mi si stacca molto più facilmente. Allora iniziamo a mettere. Nei bianchi mettiamo un pizzico di sale. Perché? Perché il sale, un pizzico di sale, dice un pizzico di sale nel dolce. Sì, un pizzico di sale nel dolce, perché qua è zucchero, ho sbagliato, raghi, ho sbagliato. Sì, perché un pizzico di sale nel dolce? Perché esalta tutti i sapori, ma un pizzichillo non è che ci devi andare a condire la pasta. Allora, qui ci andiamo a mettere anche l'aceto, perché dà più volume e poi
non si sente quel sapore di uovo. Uovo, uovo. Aceto di vino bianco, raghi. Aceto di vinozzo bianco. Andiamo a mettere quasi un cucchiaiozzo. Ecco qua. E andiamo a montare fino a quando non sia duro, duro, duro il tutto, sodo. Qua, raga, Gioia si monta presto, presto, perché poche uova. E subito... Subito solidifica. Come stai passando la quarantena? Non riesci a sentire? Beh, comunque. Andiamo. Andiamo a montare. Come passi la quarantena? Come la stai a passare la quarantena? Beh, io mi sono dato avanti a fare un po' di dolcezze, ma io la mia quarantena, oltre le pulizie, sistemare casa, togliere cose inutili, fare tanto allenamento fisico fa più che bene, a iniziare una sana e corretta alimentation va più che bene. Giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo, e la neve viene, è tutto qua, è tutto là. Draghi, 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 draghi. Draghi, 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 sta montando tutto. Vedete, così deve diventare, deve essere bello tuo sodo. Allora, perché ho montato prima i bianchi? Perché comunque ho montato prima i bianchi perché non si sarebbero montati nello giusto modo se avrei montato prima i rossi. Non so che regola è una regola di cucina che va così. Allora, mo adesso passiamo ai quattro rossi. Nei quattro rossi ci aggiungiamo l'olio e ci aggiungiamo anche tutto lo zucchero. E andiamo a montare fino a quando non diventa tutto, tutto, tutto una spuma di champagne. Spuma di champagne! Raghi, raghi, deve diventare spumoso e solido! Questa può essere per la merenda, può essere per la colazione, può essere per un momento di coccola, può essere perché tu vuoi fare una torta salutare. Non tanto zucchero, ma molto 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 buona. Devono diventare da giallo molto molto scuro a un giallino molto molto chiaro e montato. E quando vai a girare con le cruste fanno un po' fatica perché talmente che è incorporato aria che Draghi, 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 gira, 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 giro tondo, girami,
gira gira tondo, girami. Un po' di ASMR, ci sta, ci sta, ci sta. Qua raghi, questa è montata, non a neve fermissima, perché non diventa proprio a neve ferma come ciò, però comunque ci sta. Allora, adesso nei rossi andiamo ad inserire un poco alla volta, sempre montando. Si smonterà un poco perché comunque la farina pesa. Ci andiamo ad aggiungere qui all'interno dei rossi la farina un po' per volta, sempre montando a bassa velocità. Bassa velocità, perché sennò fai tin 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 tutte le schizze di uova da tutte le parti. Stai a tirarmi poco per volta, velocità 1, e si mette poco per volta. Un po' per volta. Ci vuole il tempo che ci vuole quando si cucina. Te come la fai? La tua torta preferita qual è? Scrivimelo giù, la tua torta preferita qual è? Beh, questa è una dote per due persone, ci mangiano volentieri. Ci vanno merenda e colazione. Ma io ci mangio 2-3 giorni, perché riposata una torta del genere acquista anche più sapore. Allora, sì, l'uovo diventa un po' più sodo, ma è logico, perché ci stai mettendo la farina, ma è normale che sia così. Diventerà anche più duro miscelarlo, ma è giusto che sia così. Man mano che aggiungete la farina, raghi, potete anche aggiungere ogni tanto un po' di bianco. E alternate farina e bianco. Sempre a bassa velocità per non smontare il bianco. Per avere un buon dolce bisogna rispettare delle regole precise, queste cose vanno fatte così, come vanno fatte normali. Aggiungiamo anche un altro po' di bianco, perché così si smorza un po'. Possiamo aggiungere il resto della farina.
andiamo con il resto dei bianchi. Allora andiamo con, ecco qua, abbiamo messo tutta la farina, ciccio, abbiamo messo tutta la farina, e adesso che scorre dallo stampo, andiamo a fare questo, andiamo a fare ciò, mettere i rossi nel bianco, e andiamo a montare a velocità 1. Perché così evitiamo di smontare i bianchi. E vediamo di smontare i bianchi. E vediamo di smontare i bianchi. Ecco qua, togliamo le frutte perché non ci servono più, e adesso andiamo a mettere tutto questo composto montato, andiamo a mettere questo composto montato nella ciotola con le mele, questo composto montato ha questa consistenza qui. Allora andiamo a metterlo con le mele e andiamo a girare con il cucchiaio dal basso verso l'alto. Tu dici perché non metti la frutta? No, perché sennò che c'è del liquido, perché c'è il succo dell'arancia, e beh, il succo dell'arancia fa diventare un po' più liquido l'impasto fatto con le uova e la farina, però si potrebbero danneggiare le mele, si potrebbe incagliare la mela nella frustica. Andiamo a mettere nel lavabo e andiamo a girare col cucchiaio da basso verso l'alto fino a quando non vedete che le mele sono incorporate nell'impasto, e quando vedete che non solo le mele sono incorporate nell'impasto, ma si è anche incorporato nell'impasto il succo di arancia. Questo è un impasto molto molto ricco di mele, ma pieno e zeppo di mele, perciò dovete girare dal basso verso l'alto per un pochettino di tempo, fino a quando non vedete che tutte le mele, tutte le parti siano ben incorporate e risulti fantasticamente fantasticoso. Un'unica cosa, beh, la mia cucina è porata un po' così, un po' da incubo, un po' da non so che. Se la provi fammi sapere, e va bene così. Questa è un pan di Spagna alle mele, la ricetta la trovi giù nell'info box se la vuoi aprire, e va bene così. Allora, io per mettere adesso può andare nella teglia. Io per mettere in forno utilizzo una teglia di questa dimensione, non so che dimensione è, ma va più che bene quando faccio le torte single, da single.
Quando la vado a mettere in forno non metto solamente la teglia, ma utilizzo anche un vassoio di questo tipo. Una teglia vassoio, appoggio sopra la teglia e metto in forno, che così dopo, quando la devo uscire per fare la prova a stecchetto, riesco bene a estrarre la torta senza bruciacchiarmi di qua e di là. Andiamo a versare la torta e andiamo a versarla tutta quanta perché ci entra. Andiamo con il cucchiaiozzo perché comunque, essendo la ciotola in vetro, mi pesa un po' in mano, mi potrebbe scappare la ciotola, mi potrei far male, insieme, questo non è il momento di farsi male. Così andiamo anche a distribuire in tutta la ciotola anche le mele. In tutta la ciotola, in tutta la teglia andiamo a distribuire le mele. Allora, tu mi starai domandando, ti starai domandando, che mele hai utilizzato? Mele. Io ho utilizzato quelle verdi che mi piacciono, però tu puoi utilizzare le mele che più ti piacciono. Puoi fare anche un mix di mele, non so, le rosse, le verdi, le gialle, le paonazze, le Pink Lady, le Golden, quale che più ti piace più ti metti, basta che siano mele. E poi è buono, no? Mix di mele. Non, perché sinceramente quello che si trovi, quello che ci metti, comunque alla finale sono mele. Vedi, ci stiamo a riuscire, va più che bene, tanto comunque non cresce più di tanto. Sì, nonostante tutto ci sia il bicarbonato con l'aceto, tu dici, poi dopo ti sa di aceto? No, raghi, non ti sa di aceto, non ti sa per niente di aceto la torta. Se vuoi evitare questo problema, puoi mettere anche l'aceto di mele, perché è dolcino e ti sa di mele. E chi qua? Toff! Non ti cresce più di tanto perché se non c'è la gente di tanto. Molte volte quando fai il pan di Spagna non ci si mette nemmeno il lievito, quello in polvere. Perciò, raga, l'ho messo giusto per avere un po' di sofficità in più, sofficezza in più, e ci sta. Perché comunque ci sono le mele, un po' di bollicine mi piacciono e va bene così. Ecchi qua, raghi, ecchi qua. Andiamo a mettere in forno, 180 gradi, una 20-30 minuti, poi cominciamo a vedere. Poi dopo il tutto, detta tutto, ve ne accorgete con il naso, perché se sentite l'odore di pronto, di buono, di odorazzo buono, e potete decidere che la torta sia cotta. Io tolgo un poco di tozzimerie, un poco di cose da togliere. Fammi sapere se l'hai provata. Mi fa piacere se casomai mi condividi il video, mi fai tutto quello che mi devi fare, mi segui su Insta e poi, raghi, alla prossima risetta!